dura una camminata da Superga a Belmonte? Sì, allora, noi siamo un gruppo di camminatori del Canavese. Insomma, l'idea ci è venuta sulla base dei cammini insomma, più conosciuti in Piemonte, insomma, in particolare la Superga Crea, la Superga Vezzolano Crea. L'intenzione appunto è quella di fare un cammino insomma, che possa poi diventare un cammino permanente che collega tre santuari che sono importanti appunto per il nostro territorio, che è il Basso Canavese, quindi collegare Superga con l'Abbazia di Fruttuaria di San Benigno e il Santuario di Belmonte, quindi il Sacro Monte di Belmonte, che è patrimonio dell'UNESCO. E il tutto insomma, ha un contorno storico, nel senso che è tutto legato alla figura di Re Arduino e Guglielmo da Volpiano. Insomma, il Canavese, tutti i comuni del Canavese, quindi in particolare i comuni che noi tocchiamo, per cui Rivarolo, San Benigno e tutto il territorio del Basso Canavese, sono legati alla figura di Re Arduino. Lo dimostra anche il fatto che molti dei nostri comuni, tipo Oglianico, Cornier, fanno delle rievocazioni storiche nel periodo primaverile estivo, legati appunto alla figura di Re Arduino. Poi insomma c'è anche la passione per il cammino, per i lunghi cammini, per cui insomma molti di noi hanno anche frequentato la Via Francigena, che insomma è molto conosciuta, e niente, insomma cercheremo poi di portare avanti questo progetto insomma cercando anche di coinvolgere le associazioni e i comuni interessati. Quanti siete oggi? Oggi siamo, dunque abbiamo fatto... praticamente l'intero tracciato siamo una trentina di persone, alcuni meno allenati hanno diciamo, deciso di affrontare una parte del cammino, quindi Superga San Benigno o San Benigno Belmonte, quindi c'era questa possibilità di fare una frazione del percorso.